Oggi sciopero in tutta la regione Liguria dei trasporti, in particolare alla Spezia sotto alla prefettura un presidio. Perché? Sì, con questa nostra avvertenza odierna a livello regionale vogliamo rimettere al centro della discussione politica il tema delle infrastrutture ligure, quindi quando parliamo di infrastrutture parliamo di porti, di ferrovie, di autostrade, perché comunque quello che sta accadendo in quest'ultimo periodo nella nostra regione rischia veramente di compromettere il nostro sistema economico basato prevalentemente sul sistema logistico portuale. Ricordiamoci che tre porti liguri movimentano circa il 60% delle merci con destinazione finale e quindi, ripeto, quello che sta succedendo rischia di compromettere la competitività dei nostri porti a danno dell'occupazione. E in concreto quali sono le manovre, quali sono i punti da toccare per migliorare le infrastrutture o comunque sia a crearne di nuove? Investimenti certi e tempi di realizzazione certi, perché è inconcepibile che un'opera sia programmata, sia stata programmata 20 anni fa e i tempi di realizzazione siano tra 10 anni. Un esempio emblematico di ciò è la Pontremolese, un'opera che comunque necessita ancora di finanziamenti concreti per quanto riguarda soprattutto la variante di valico. È vero sì che nel decreto rilancio sono stati stanziati circa 170 milioni di euro, ma per il completamento dell'opera occorre ancora qualche miliardo di euro, quindi anche da questo punto di vista chiediamo al governo centrale che ci sia il finanziamento completo dell'opera, perché è un'opera strategica per la competitività del nostro porto, perché può in qualche modo, diciamo così, aggredire quello che sono anche le quote di mercato che in questo momento sono in capo ai porti del nord Europa, che sono i nostri veri competitor. A livello portuale c'è anche la richiesta di un rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori. Sì, il tema del rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dei porti è sicuramente un tema centrale nelle nostre discussioni, perché soprattutto in questa fase noi abbiamo bisogno in generale, non solo nei trasporti, di rilanciare il valore del lavoro, perché lo abbiamo visto in questo periodo di lockdown, il lavoro fondamentalmente è il grande strumento per garantire alle persone una vita dignitosa.